Buonasera, io intanto saluto anche se non vedo ancora nessuno. È una serata un pochino particolare, siamo alla vigilia di Pasqua e probabilmente non tutti sono disponibili in questo orario a seguire la diretta, ma che comunque resterà registrata. Questa è una diretta un po' particolare perché mi coglie preparata. Molto preparata. Adesso vi racconto. Ciao, vedo già quattro persone. Ciao Chiara. Ciao, si sente e si vede tutto bene? Speriamo di sì. Allora, che cosa succede? Faremo una diretta sugli oli essenziali, come facciamo ogni mese qui a Bridgerton Light. E vediamo come gli oli essenziali ci possono aiutare in diverse situazioni. Perché ci possono aiutare gli oli essenziali? Perché sono delle sostanze che lavorano su più fronti. Lavorano in particolare. Si sente bene? Devo mettere. Ciao Cristina, devo mettere l'auricolare. Mettiamo l'auricolare, va, così sono più sicura. Intanto, scusatemi. Io sono sempre disorganizzata con queste cose. Ma questione di un secondo e faccio. E voilà. Chissà se si sente anche così, ma penso proprio di sì, perché gli altri li abbiamo fatti tutti con l'auricolare. Allora, dicevo, gli oli essenziali sono degli aiutanti bellissimi perché lavorano sul piano fisico, ma poi inalandoli e quindi sentendone l'odore, il senso dell'olfatto li fa andare direttamente nella nostra parte limbica del cervello e va a stimolare tutta una serie di immagini che possono essere legate ai ricordi, ma sono soprattutto legate alle emozioni. Buonasera, Patrizia. E soprattutto va a simulare delle cascate ormonali, ovvero il nostro corpo funziona attraverso, diciamo così, gli ormoni che producono, che sono delle sostanze prodotte dalle nostre ghiandole e fanno girare i meccanismi del nostro organismo. Soprattutto a livello emotivo ce ne accorgiamo quando ci sono delle cascate di serotonina, di ossitocina. Nel caso, per esempio, andiamo a utilizzare degli oli che generano, diciamo, questo tipo di sostanze, avremo delle sensazioni di benessere, di appagamento, di felicità, eccetera. Contrariamente, possiamo modulare il nostro umore, diciamo, non mi piace dire negativo, però lo dico, il nostro umore negativo attraverso degli oli essenziali che sollevano, appunto il nostro umore tramite la produzione, lo stimolo della produzione di determinati ormoni. Ma veniamo all'appuntamento di questa sera. L'appuntamento di questa sera per me è molto particolare. Noi ci saremmo dovute incontrare 2 settimane fa, 2 sabati fa, ma io avevo un raffreddore micidiale, non riuscivo a parlare e tossivo in continuazione, quindi ho chiesto a Gaetano Vivo di poter slittare all'appuntamento successivo già fissato. Ciao Francesca! E che cosa è successo? L'argomento era già quello in programma, quindi gli oli essenziali per affrontare il dolore, l'abbandono, il lutto, i cambiamenti repentini, ma magari no, ma comunque cambiamenti non graditi, e soprattutto gli oli essenziali che ci portano a superare questi momenti per andare a ricreare un nuovo programma di vita. Ecco, dicevo, l'argomento fissato era questo, quindi mi sono fatta la mia bella raccolta, il mio bello studio su tutti gli oli che possono essere utili. Poi, attraverso la mia esperienza di naturopata e aromatologa, ne avevo già ben chiari. Ciao Michela, ne avevo già ben chiari alcuni e ho iniziato, diciamo, a fare degli approfondimenti ulteriori per prepararmi a questa serata.
Poi cosa è successo? È successo che l'altro ieri una carissima amica ha deciso di lasciare il suo corpo e non l'ha fatto in maniera repentina, anche se diciamo in tempi brevi, e quindi sono venuta di corsa qui a Milano per assisterla in questo passaggio. E questo mi ha portato a mettere concretamente in pratica tutto quello che avevo già raccolto come esperienza teorica o esperienza su altre persone. Ovviamente ci sono tanti momenti nella vita, spesso mi è capitato di accompagnare delle persone, però quando ti tocca questa cosa da vicino, si è decisamente più coinvolti, non solo personalmente, ma anche per chi, diciamo, per le altre persone che partecipano all'evento e, di conseguenza ho, lavorato sul campo con gli oli essenziali. Quali sono questi oli? Intanto, l'argomento cade anche bene come periodo, perché siamo a Pasqua e quindi Pasqua sappiamo molto bene che è un grande momento di passaggio, è proprio un passare oltre la Pasqua. Di conseguenza è un periodo di morte dove si sente, chi è sensibile lo percepisce, questo momento di grande caduta per poi avere un'elevazione e passare attraverso il dolore spesso per molte fasi è indispensabile per riuscire a maturare esperienza, a maturare determinate emozioni. Premetto, non ci sono emozioni negative, non ci sono emozioni da condannare, da rifiutare. Potrebbero esserci sicuramente delle emozioni scomode che ci fanno soffrire, ci danno dolore, ma sono da affrontare, sono da prendersene cura veramente e per poterle elaborare e accettare. E ovviamente per trarne anche un eventuale insegnamento e infine per integrarle, perché comunque sono parte di noi che in alcuni momenti vanno in ombra, nel buio, e serve anche questo è un passaggio. Alcuni aromi possono accompagnarci attraverso il buio e facilitare la trasmutazione, la trasformazione, andando a incrementare la nostra speranza, la nostra fede, andando a rinforzarci laddove stiamo cedendo e ci preparano a una rinascita nuova, a nuove fasi della vita, ci sostengono e ci permettono di vedere nuovamente la luce. Sappiamo molto bene che quando accade qualcosa di forte, soprattutto se negativo, il nostro cervello ne rimane grandemente impressionato. Tutto il nostro essere, a dire il vero, ne rimangono grandemente impressionati. E questi dolori hanno un loro ciclo, un loro percorso, un loro tempo. Ovviamente ognuno ha i suoi tempi. Ma è bene non trattenerli troppo, non cronicizzarli. È bene viverseli, ma non farli diventare il perno centrale della propria vita, perché altrimenti non si va più avanti. Gli oli essenziali ci aiutano in questo tipo di lavoro, sicuramente. Quali sono quelli che possono essere i dolori della vita? Beh, è tutto molto soggettivo, è molto soggettivo perché ognuno ha la sua percezione. Sicuramente i lutti, le perdite di persone care, per chi ha degli animali che fanno parte della famiglia di animali cari, o anche dei cambi, come dicevo, molto importanti, magari abbandonare una casa, fare un trasloco piuttosto che cambiare lavoro, possono essere degli eventi che segnano molto, no? E portarsi dietro il rammarico, piuttosto che proprio questa sofferenza, questo distacco non concluso, può essere nocivo sul lungo termine.
Come fare allora? Intanto bisognerebbe essere preparati, quindi già iniziare a mantenere uno stato mentale di centratura e presenza. In quel caso nulla ci può veramente smuovere più di tanto, perché se noi siamo nella centratura, nella presenza divina, è molto semplice entrare in connessione con le altre persone, entrare in connessione con il divino e essere veramente molto fermi senza farsi portare in giro dall'eccesso di emozioni. Sottolineo sempre eccesso, le emozioni ottime, farsi trasportare dal dramma e dalla tragedia un po' meno ci sta ogni tanto, ma fino a un certo punto, senza arrivare alla distruttività. Ecco, gli oli che ci possono accompagnare sono scusate, ancora un residuo di tosse, sono veramente tanti. Ne ho scelti alcuni, quelli che solitamente sono più utilizzati. Poi, ovvio, come dicevo poco fa, ognuno si vive le emozioni a modo suo, ognuno è responsabile di gestire la propria parte mentale, la propria parte emozionale, di fare le giuste osservazioni, di contestualizzare. Quando arrivano da me delle persone che mi chiedono un sostegno a livello emotivo, la cosa mi rallegra molto, prima di tutto perché le persone si sono presentate, ovvero hanno scelto di fare un percorso, di fare un qualcosa per se stessi, di levarsi da una situazione. E questo è esattamente il primo indispensabile passo. Senza di questo ci possiamo sniffare tutti gli oli del mondo, prendere tutti i fiori di Bach che troviamo per strada, escogitare qualsiasi trucco, ma se veramente non c'è una volontà di risorgere a qualche cosa di nuovo, poco si farà. Ecco, e questa volontà può essere ulteriormente rafforzata dagli oli essenziali. Solitamente il dolore è legato a una perdita, a una perdita di qualcosa, a una perdita di una situazione o di una persona in cui si stava bene, o come dicevo, dei cambiamenti importanti. Il lutto è una di queste situazioni. Adesso vi racconto brevemente come poter affrontare questo tipo di situazioni con gli oli essenziali e quali sono. Allora, ci sono intanto degli oli consolatori, poi ci sono degli oli agevolatori, ci sono degli oli elevatori che elevano e innalzano il nostro umore, e ci sono degli oli che accompagnano il nostro sistema nervoso a gestire bene gli svalzi. Prima di tutto vorrei parlarvi degli oli sotto forma degli oli essenziali che sono ricavati dalle resine. Ecco, la maggior parte degli oli essenziali ricavati dalle resine fa un ottimo lavoro di connessione con la nostra parte più profonda, con la nostra parte spirituale e con il divino. Quindi teniamo in grande conto, se avete da scrivere, scrivete l'incenso, la mirra, il benzoino, il cisto e anche copaiba. Poi c'è una serie di oli essenziali che creano una connessione tra l'alto e il basso, come si dice, tra gli inferi e il cielo. Questi sono solitamente derivati da degli alberi molto molto grandi, molto molto alti, che hanno proprio una funzione di elevatore, di ascensore tra cielo e terra. Il principale, quello di cui vi parlerò, è il cipresso, ma in genere tutte le conifere, quindi tutte le piante che hanno un andamento verticale, le cui radici sprofondano molto a fondo nel terreno.
possono essere il pino, possono essere l'abete, possono essere, adesso mi vengono i nomi in inglese, fir, lo spruce, comunque tutte le piante che appartengono alla famiglia delle conifere, tra cui anche il cedro. Cedro è un albero, ne parleremo, estremamente importante, maestoso di stabilità e di connessione. E poi abbiamo un'altra serie di oli che va a lavorare molto bene su il nostro cuore. Sono gli oli derivati dai fiori. In maggiore considerazione io tengo la rosa, non ne parleremo di tutti perché ve ne sto nominando tantissimi, però ve li nomino perché se qualcuno vuole appuntarseli, può essere che tra questi trovi quello più adatto. Ecco, dicevo, tra i fiori citerei la rosa, sicuramente Yang Lang e sicuramente il gelsomino. Più con nota di attenzione i neroli. I neroli sono i fiori di arancio, che sono considerati un po' il rescue remedy, il rimedio di emergenza dentro gli oli essenziali a livello emotivo. Ciao Elena, ciao Nicole. Un altro gruppo di oli che mi piace utilizzare in questo caso sono i cosiddetti elevatori, ovvero quelli che ci tirano proprio sull'umore. Anche gli altri lavorano come stabilizzanti e come equilibranti, ma gli agrumi, in particolare il bergamotto e il lime, sono oli di gioia, per cui aiutano veramente a stimolare quelle funzioni ormonali che ci mettono in un umore di gioia e apertura. C'è anche il mandarino, che non trascurerei per niente. Ciao Mirella. Il mandarino ha un ottimo effetto coccolante. Adesso ne parliamo un pochino diffusamente. Poi ci sono anche delle miscele. Io utilizzo gli oli essenziali di un'azienda che si chiama Ion Living, che fa delle miscele eccezionali, ovvero promettono quello che dice il nome. Sono state formulate con molta cura, molto amore, molto studio e effettivamente sono delle ottime agevolanti e molto molto comodi perché sono delle composizioni già pronte, diluite ed equilibrate che ci permettono di usare più oli insieme che si armonizzano e si accordano bene tra di loro, perché è importante quando si fa una miscela o si usano più oli contemporaneamente, che questi vadano in accordo tra di loro, ovvero che gli elementi chimici non vadano a fare interazioni sgradevoli, così come si venga a creare una profumazione anche di una certa piacevolezza per poterli utilizzare volentieri, piuttosto che siano equilibrati dal punto di vista proprio dell'effetto che creano. Tra questi l'azienda, io ve li nomino, poi se avete bisogno di chiedermi, chiedetemi, ha una miscela che si chiama Valor, che secondo me è la base di tutto perché ci dà la possibilità di renderci conto di chi siamo, di dare valore a noi stessi. Detto così è un pochino limitante, però è un olio che proprio ci riporta a noi. Poi c'è un altro olio meraviglioso che è White Angelica, Angelica Bianca, una miscela anche questa. E qui abbiamo protezione, qui abbiamo innalzamento proprio della nostra sensibilità. E io dico sempre che White Angelica è l'olio che ci aiuta a venire fuori dalla notte buia dell'anima, ovvero da quei momenti di profondo sconforto, dove siamo sprofondati nel baratro e si sa quando si tocca il fondo poi ci si dà la spinta per risalire e White Angelica è una delle spinte che possiamo utilizzare, un ottimo appiglio. Poi abbiamo un'altra serie di miscele, una è Accettazione, Acceptance, che ci aiuta proprio a rendere accettabile la situazione, senza per questo rassegnarsi. Poi abbiamo altri due che lavorano molto bene insieme. Uno è Forgiveness, perdono, e l'altro è Release, rilascio. Sono due oli che ci permettono di andare a rilasciare i sensi di colpa.
che ci permettono di andare a rilasciare gli eccessi e soprattutto ci permettono di vedere in un'ottica molto più ampia quello che sta succedendo, ovvero fare proprio un volo. Poi abbiamo un'altra miscela che si chiama Hope, che vuol dire speranza, il nome dice tutto. E ce ne sono altre tre. Poi con le miscele ho finito, come ho detto, vi do solo un'infarinatura, poi parliamo degli oli singoli. Un'altra miscela importante molto per me è Transformation, trasformazione, che molto spesso viene associato a Trauma Life, che è un altro olio che va a lavorare sui traumi profondi, che però io terrei per un lavoro più personalizzato. E poi c'è una miscela simpaticissima che si chiama Joy, Gioia, che veramente ci porta a un livello superiore di, diciamo così, di umore. E poi abbiamo Gentle Baby. Gentle Baby è una miscela di oli essenziali che si usa soprattutto per le mamme in gravidanza e per i bimbi neonati. Ed è una miscela molto piacevole, molto rassicurante, molto rasserenante, che ci porta veramente in uno stato di coccola, di intimità con noi stessi, ci fa sentire protetti, ma nel senso proprio accuditi. Ecco, queste sono le miscele che io tengo molto in considerazione. Poi ne ho create anch'io delle mie, anche prendendo, diciamo, spunto da quella che è la letteratura in materia. Un altro olio singolo molto importante che non avevo citato prima è il nardo. Nardo Oyatamansi, che è derivato, quello che uso io perlomeno, dalla radice del nardo, che è una pianta che vive molto in alto sull'Himalaya, molto preziosa, molto rara, e dal quale si estrae questo olio che agevola tutti i processi di passaggio, soprattutto di passaggio tra i mondi e le dimensioni. Tant'è che, se vi ricordate, Maria Maddalena cosparse Gesù ancora vivo e poi con l'olio essenziale di nardo. Si dice che ruppe su Gesù questo olio essenziale di nardo che ha proprio questo potere di purificazione, unificazione soprattutto. L'olio essenziale di nardo io ce l'ho qua, me lo sono fatto diluito perché, come vi dicevo, in questi giorni, ieri, questa notte, scusate, questa mattina ho accompagnato questa amica dall'altra parte e quindi ieri e l'altro ieri ho iniziato a massaggiarla con l'olio essenziale di nardo. Quindi ho diluito l'olio di nardo, che è molto forte, in una bottiglietta col contagocce. E spalmando l'olio sulle mani, ho iniziato a fare un massaggio sulla pelle di questa donna che era sotto morfina, quindi in stato di incoscienza, e amante anche lei degli oli essenziali, quindi sapevo di fare cosa gradita. E secondo tradizione, ho fatto questo massaggio alle sue spoglie mortali, che poi ha lasciato a breve, aiutata anche da un'altra miscela, da questo qua, che è l'olio santo di resurrezione. Questa è una miscela che ho creato l'anno scorso, esattamente un anno fa, poco meno di un anno fa, con una ricetta originale ritrovata nei testi antichi, che era, diciamo, la ricetta che presumibilmente usavano Maria Maddalena o comunque le mirrafore, che sono le sacerdotesse della mirra, come sostegno per chi passa, ma anche per chi resta, perché anche per chi resta è da prendere in cura. Ecco, in questo olio qua sono contenuti degli oli preziosi che ho citato, quindi c'è dentro mirra, c'è dentro legno di cedro e c'è dentro rosa damascena. Anche questo è un olio che lavora molto bene, lo possiamo mettere sul cuore principalmente,
possiamo mettere sulle mani, sulla fronte, ovunque ne sentiamo il bisogno. Può essere utilizzato anche in situazioni di disagio, diciamo un pochino più lieve, senza andare proprio a toccare picchi di disperazione, anzi, come preventivo è ottimo. E lo possiamo usare tranquillamente quando magari se ci sentiamo fuori centro, quando ci sentiamo un pochino annebbiati mentalmente, quando non sappiamo che decisioni prendere, in tutti questi casi, diciamo, in cui non abbiamo una buona centratura. Questo ci riporta veramente in asse e ci dà quella calma, quella pace interiore necessaria per fare le giuste scelte. Io lo sento molto forte e molto importante. Secondo la tradizione ortodossa, questo olio si prepara nella prima o nella seconda domenica dopo la Pasqua, quindi siamo in tempo giusto, e appunto si può utilizzare per tutte queste situazioni. Se volete la ricetta precisa o altro, farò uno zoom settimana prossima, mercoledì esattamente, in cui avrò da dare molte ricette. Poi se avete bisogno di informazioni mi chiedete per partecipare allo Zoom, lo faccio sul mio canale privato, non qui. Ecco, ho fatto anche comunque il volantino e Gaetano me l'ha pubblicato su Bridges, per cui potete trovarlo lì. Ottimo. Allora, altri oli di cui ho parlato. Le resine, iniziamo. L'incenso sicuramente è un connettore profondo, un olio di comunicazione, stimola la comunicazione tra il divino e il terreno, per cui ci permette di parlare dello spirito senza inibizioni, senza paure. Ciao Marti e ciao Giovanna e ciao Claudia anche. Quindi l'incenso è proprio quell'olio che da sempre è stato utilizzato nei riti sacri. È una resina che è piuttosto leggera rispetto alla maggior parte delle altre resine, quindi anche il suo potere volatile ci indica questa ascensione e non ci fa rimanere lì sospesi, ci dà sì elevazione, ma ci radica anche molto bene alla terra e ha ottime proprietà antidepressive e anti-ansia, per cui quando questi due tipi di sentimenti intervengono, l'incenso va molto bene per curare i dolori profondi, anche quelli che si sono instaurati da molto tempo, va molto bene per dare una svolta, quindi per le persone che vogliono ricominciare qualcosa di nuovo, ma non sanno bene come fare. Ecco, l'incenso agevola in questo. Un altro, io ne parlo molto brevemente perché per chi mi conosce sa che potrei fare 2 ore di conferenza per ogni olio, ma non mi ci metto stasera. Abbiamo un'ora solo a disposizione, ci facciamo stare tutto. Poi chi vuole approfondire mi può chiedere in privato. E abbiamo un altro olio, sempre una resina, che è specifica come elemento psicopompo, ovvero la mirra. La mirra è importantissima, a parte essere uno dei miei olietti preferiti, ma perché sono carattere mirra io. È un olio che va a frenare gli eccessi, quindi ci impedisce l'autodistruzione, ci impedisce di andare troppo giù, di ravanare troppo dentro di noi fino a trovare proprio la parte più drammatica, più dura, che spesso, se prendiamo una prospettiva, più ampia, non è neanche il caso di raggiungere. Ecco, la mirra è un olio di passaggio. La mirra da sempre veniva utilizzata dagli antichi come accompagnamento nell'aldilà, non solo per il moribondo o il morituro, piuttosto che la persona che sta passando, ma anche per chi l'accompagna, anche per i parenti, per cui aiuta proprio in questo caso, oltre a conservare perfettamente la parte biologica del corpo, ci aiuta proprio
a traghettare l'anima, le mirafore, che sono le sacerdotesse della Mirra nello specifico, tra cui anche Maria Maddalena, sono sacerdotesse istruite al culto di Iside, al tempio di Iside, per cui hanno una grande conoscenza di preparazioni, di erbe, di lozioni, di pozioni, di infusi, eccetera. Utilizzavano grandemente questo olio, così come è sempre stato utilizzato nei processi di imbalsamazione e di conservazione. La mirra, come dicevo, evita tutti gli eccessi, ma proprio aiuta il passaggio. E ha un aroma molto pungente, la mirra molto particolare, può piacere come no, ma sicuramente la sentiamo attiva. La sentiamo molto attiva. Tra l'altro è un ottimo compagno per le persone che restano da sole, che vivono in solitudine, sono da sole. Un'altra resina che mi piace molto, e anzi due, ve ne parlo di queste due ancora a livello di resine, sono il cisto e il benzoino. Il cisto è un aroma molto forte. Il cisto è un arbusto, detto anche rosa di Sharon. Un arbusto che cresce dai posti impervi, quindi con dei fiorellini carinissimi, delicatissimi, che però continuano a rifiorire. Quindi ci dice: in qualsiasi tu situazione tu sia, anche nella peggiore, e lui cresce proprio in delle situazioni estreme, con terreni aridi, sole a picco, vento, salsedine, eccetera. In qualsiasi situazione tu sia, c'è sempre la possibilità di vivere bene, di andare oltre e di rinascere. Infatti, questa pianta continua a produrre fiorellini che appassiscono anche in fretta, ma poi ne crescono degli altri nuovi che hanno un profumo dolcissimo. Il mirro è estratto da tutta la pianta, quindi fiori, foglie e rametti. E questa pianta produce questa resina. Se si stropicciano le foglie, che sono pelosette un po' durette, se si stropicciano le foglie, si sente questa resina appiccicosa sulle mani. Che cosa fa questa resina? Riscalda, riscalda, quindi conduce il nostro spirito in uno stato di apertura. Va a scongelare con il suo calore le emozioni che abbiamo frisarato, che abbiamo, diciamo, messo lì incasellato e tenute stagnanti per liberarle chissà quanto. Ecco, va proprio a liberare le emozioni. Quindi quando c'è una congestione emotiva, quando c'è un raggelamento delle emozioni per quelle persone che fanno la facciata glaciale. Tipo io, quando mi succede qualcosa di drastico, al momento tengo botta, vado avanti, vado avanti, vado avanti, e poi a un certo punto sta roba deve venire fuori. O mi faccio venire qualche bella somatizzazione, o butto fuori in qualche modo. Il cisto è uno di quegli oli che aiutano a mollare. Dici: ok, è finito il momento di emergenza, adesso molla, senti quello che stai provando. Ed è ottimo, tra l'altro, una profumazione molto forte che se si usa in miscela bisogna metterne poca perché prevale su tutti gli altri oli, però aiuta anche a mantenerne, diciamo, la consistenza. Un'altra resina importante, sempre che questa è legata molto a Maria Maddalena, è il benzoino. Benzoino è una resina solare, è una resina che ci riporta alla gioia. Che ci fa vedere le cose con positività, che ci dice: questa è speranza. Ottimo il benzoino da aggiungere anche ad altre miscele. Solitamente da solo anche lui è piuttosto forte, per cui si può lavorare bene abbinandolo ad altri oli. Passiamo invece agli oli delle conifere, diciamo, quelli che fanno da tramite, da ascensore tra il mondo fisico e gli altri mondi, perché di mondi e di dimensioni ce ne sono tante e questi alberi ci aiutano molto. Dicevo, vi parlerò del cipresso principalmente.
Il cipresso è quell'albero che viene piantato abitualmente nei viali dei cimiteri. Quindi un classico. Perché viene piantato lì? Perché è un albero di consolazione. Non è un albero triste, non è un albero del pianto, anche se è adatto per le persone che proprio non riescono a piangere. Quando succede qualche cosa di e poi si piange, va bene, ma se poi si continua a piangere, ci si consuma attraverso il pianto, il cipresso va molto bene. È proprio un balsamo, una ristorazione per l'animo, sia delle persone ammalate, sia delle persone che hanno avuto gravi perdite, sia delle persone che devono affrontare delle situazioni che non vogliono affrontare, per cui c'è un certo rifiuto. Il cipresso ci porta a terra e al tempo stesso ci fa vedere le cose dalla sua cima, da lassù. Dice: guarda un po' giù, ci sei tu, ma c'è anche tutto il resto. Dai un po' un'occhiata, vedi che non sei da solo, vedi che c'è sempre un problema, ma ci sono sempre mille soluzioni a questo problema. È un albero di consolazione, è stato un albero sacro. Attraverso tra diverse popolazioni, tra i Celti piuttosto che scusatemi, in tantissimi altri popoli, e è sempre collegato all'Ade, al culto di Ade, Plutone per i Romani, e che era il signore degli inferi. Evoca immortalità e resurrezione. Il suo nome botanico, suo nome latino è Cupressus semper virens, quindi cipresso sempre vivente, sempre verde. E in effetti ci sono veramente tante leggende in base a questa. Mi piace ricordare la leggenda che narra Ovidio nelle Metamorfosi, che racconta di questo giovane che si chiamava Ciparisso, che viveva in compagnia di questo grandissimo cervo dalle corna d'oro. Era un cervo sacro alle ninfe, un cervo domesticato che un giorno per errore, mentre questo ragazzo stava giocando con un giavellotto acuminato, venne colpito a morte da questo ragazzo col giavellotto. E Apollo, che amava il ragazzo, volle consolarlo perché lui veramente non si dava pace. E promise di essere triste e in lutto per sempre, e Apollo quindi lo trasformò in questo albero che diventò il compagno di chi soffre. E quindi un albero proprio di consolazione. Dietro questa storia c'è una grandissima simbologia. Per esempio, il cervo stesso, il cervo dalle corna d'oro, è un simbolo solare importante di rinascita, per cui questa pianta è veramente una pianta sacra. In Giappone c'è un albero molto simile che si chiama, il cipresso giapponese, che si chiama Inoki, ed è l'albero con cui sono fatti tutti i templi shintoisti, eccetera. Per cui ci dà veramente un ottimo sostegno, un ottimo aiuto da tenere in grande considerazione. Passiamo, no, ho dimenticato un altro olio tra le resine che è la copaiba. Copaiba deriva da una pianta tropicale che per gli indigeni ha sempre avuto una grandissima importanza, e copaiba lavora molto bene sulle ghiandole surrenali, per cui aiuta quando siamo stremati, quando non ce la facciamo più, quando non abbiamo più forza, ma aiuta anche in quei momenti in cui ci assale l'ansia, in cui ci assale il panico e non sappiamo più che cosa fare. Siamo veramente presi dall'eccesso emotivo. Ci sentiamo che stiamo per esplodere. Ecco, Copaiba è veramente un ottimo aiuto. O quando abbiamo strafatto, quando abbiamo assistito per tanto tempo un malato, quando abbiamo ci siamo trovati a indulgere per molto tempo in una situazione di abbandono, di dolore, perché comunque molto del dolore è legato al senso di abbandono. E poi passiamo a parlare dei fiori. I fiori aprono il cuore. Sono delle note che si dice anche di cuore, ma per un discorso romantico,
ma i fiori proprio sbocciano e così fanno sbocciare, fanno aprire il nostro cuore, fanno aprire il nostro cuore ai sentimenti. Dicevo, ho citato Yanlang, Gelsomino, Neroli, che sono i fiori d'arancio, ma soprattutto la rosa. La rosa è cosiddetta la regina dei fiori. È un fiore che ha una valenza mistica importantissima. Troviamo citazioni, fate delle ricerche se avete voglia, perché vale veramente la pena. Come dicevo, non posso parlare approfonditamente qua di tutti gli oli essenziali, ma la rosa potrà essere un olio preziosissimo, perché comunque ha, diciamo, un suo pregio di per sé, in quanto è molto difficile da estrarre, ci vuole una quantità immensa di petali di rosa per fare una quantità minima di olio essenziale, ma comunque un olio pre molto pregnante. Oltre a essere un olio che veramente ci mette in connessione con il campo elettromagnetico, il cosiddetto campo toroide del cuore, e amplifica questo nostro campo e lo connette a tutti gli altri cuori, quindi ci dà proprio un senso di unità, unità con gli altri esseri umani, unità con le emozioni condivise, e ci dà anche un'immensa protezione, un'immensa consolazione. L'olio essenziale di rosa veramente ci permette di essere creativi nell'esprimere l'amore, e di sentire, di percepire l'amore, anche l'amore per se stessi. E quando abbiamo amore per se stessi, per noi stessi, sappiamo che siamo in grado di amare anche gli altri. La rosa ha dal punto di vista biologico, ha un potere ipnotico. Quindi va a rallentare la frequenza cardiaca e ci permette di rilassarci tanto da poter essere obiettivi e poterci mettere in ascolto di noi stessi e in accoglienza, di poter accettare. Se ne usa molto molto poco di olio essenziale di rosa, non solo perché è costoso, ma perché è estremamente efficace. Quindi è un buon investimento. Mi raccomando che sia di eccelsa qualità, perché stiamo lavorando su dei piani sottili e l'olio essenziale deve mantenere la frequenza, la vibrazione. Ecco, un'altra miscela, un altro olio importante per me è il cedro, che fa parte di questo olio santo di resurrezione. E insieme con la mirra, insieme con la rosa, c'è anche il cedro. Il cedro, anche questo è un albero molto grande, che a differenza del cipresso che sale in alto, anche lui sale in alto, ma ha una chioma che si allarga tipo ombrello, quindi crea proprio un'area di protezione. In effetti, gli animali si vanno a rifugiare nelle foreste di cedro, sotto il cedro, per passare la notte, per rigenerarsi. Anche questo è un legno incorruttibile, per cui che non si incendia, che continua a profumare anche dopo un lunghissimo tempo. Anche col cedro sono stati costruiti molti templi, molti edifici sacri. E il cedro è proprio la divinità incarnata, quindi ci permette di sentire la nostra regalità, di percepire il nostro potere al di là dell'ego. E il cedro è un olio legato al Re Salomone, molto. E in effetti si dice che il palazzo del Re Salomone fosse costruito con legno di cedro, per cui è sempre stato molto, molto prezioso. È un olio che, se lo si annusa le prime volte, può anche risultare poco gradevole, perché ha un odore un pochino pungente. La parte balsamica subentra dopo. È un olio di rinforzo. Per esempio, con il cedro possiamo creare una miscela in diluizione con un olio vettore,
con cui fare dei massaggi profondi quando veramente ci sentiamo molto stanchi, molto prostrati. Quella prostrazione che non deriva solo dalla fatica fisica, lavora ottimamente sulla fatica fisica, diciamo, la gestione della fatica fisica, ma soprattutto sulla fatica psichica e spirituale. Si può affaticare lo spirito? Penso di sì, se portato a, oh, l'anima, boh, se portato a certi estremi. Quindi quando abbiamo fatto il carico pesante e l'abbiamo vissuto per tanto tempo, quello che ci può dare una buona base stabile sulla quale costruire e la forza per ripartire è il cedro. Come dicevo all'inizio, l'incenso ci dà anche lui lo sprint per ripartire, ma perché ci dà il coraggio. Ci dà quel sostegno, quel sentire di essere tutto uno con tutto ciò che è per poter ripartire e ci dà l'ispirazione. Il cedro ci dà proprio la forza invece, la possibilità di ripartire. Ecco, questi bene o male sono gli oli che utilizzo io in queste situazioni. Poi, come dicevo, ogni essere è un mondo a sé, ogni situazione è individuale. Ci sono per esempio, delle situazioni, come dicevo prima, stavo citando il lutto, che sviluppano per fasi. Quindi non è che ti muore un caro o che hai un cambiamento importante, profondo e si usano sempre gli stessi oli. Ci sono delle fasi che servono all'elaborazione. Per esempio, il lutto classicamente ha cinque fasi. Prima c'è una fase di rifiuto, di negazione di quello che è successo, di non voler prendere in considerazione quello che è successo. Ti dici no, non è vero, non è possibile, non ci credo e tutte queste cose. Ecco, in quel caso ci saranno oli più adatti rispetto ad altri. In questo caso, per esempio, la miscela accettazione è ottima. Così come è ottima una mirra che calma gli eccessi. Poi c'è una fase di rabbia, dove viene fuori, diciamo, perché? Perché è successo? Come mai? Perché proprio a me? Perché Dio ha fatto succedere questa cosa? Ecco, questa fase può essere gestita molto bene, per esempio, con la rosa. Può essere gestita molto bene con il cedro che radica bene e io aggiungerei anche Yan Lang, che è un ottimo equilibrante, sempre per i fiori, il gelsomino. Anche l'olio essenziale di mandarino può placare questo eccesso di rabbia, ma ci aggiungerei anche del cisto, perché il cisto? Cisto abbiamo detto che scioglie le emozioni. E se questa rabbia non viene effettivamente vista, sta lì, cova e crea danno. Per cui si passa nella fase della rabbia, ma dobbiamo essere in grado di esprimerla e di esprimerla in maniera ecologica, ovvero senza fare del male a noi stessi e senza fare del male agli altri. In questo caso direi che il cisto ci sta bene. E poi abbiamo una fase solitamente che è di patteggiamento, di contrattazione, ovvero quel momento in cui ti rendi conto di quello che è successo e devi scendere a patti con te stesso, devi in qualche modo poterlo accogliere. Ecco, in questo caso trovo ottimo il cipresso sempre, trovo ottimo Copaiba perché ci solleva un attimo. E direi che tutte le conifere possono andare bene. Può andare bene, secondo me, anche un benzoino per ritrovare quel punto di luce dentro di noi e fare il passo successivo. Perché il passo successivo di solito è la depressione. C'è un momento in cui ci si rende conto della perdita o
o del cambiamento e si cade giù. In quel caso vuoi Angelica, in quel caso abbiamo già prevenuto l'eccesso con il benzoino, in quel caso ancora rosa, ma tanto tanto incenso. Poi abbiamo finalmente l'accettazione, ovvero ci si rende conto e si dice: bene, con quello che c'è andiamo avanti, ricostruiamo qualche cosa. E qui ognuno ovviamente avrà le sue risorse e i suoi aiutanti personali. So che non do di non dare delle ricette fisse per tutti. Me ne dispiaccio, ma non sarei seria se lo facessi, per cui ognuno ha la sua modalità. Facendo canalizzazione con i defunti, spesso sono venute da me delle persone che non si rassegnavano alla perdita, quindi ancora dopo molti, molti anni, soprattutto dei genitori che hanno perso i figli, che penso che sia il più grande dei dolori, no? E comunque ancora dopo molti 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 anni continuavano a cercare una comunicazione con la persona defunta, e questa persona, questa anima stava facendo il suo percorso nella luce, quindi non aveva più motivo di ancora presentarsi o comunicare, se non per rassicurare chi la stava ancora piangendo. Ecco, in questi casi secondo me è molto importante riuscire a fare un bel rilascio dei frammenti d'anima per poter finalmente andare oltre, andare avanti, e quindi non restare solo più legati a quel dolore, a quel lutto, a quell'abbandono, ma prendere tutto quello che si è appreso e renderlo fruibile a se stessi e al mondo, perché poi ho visto che veramente le persone che sono riuscite a fare questo passo sono persone speciali, sono persone direi illuminate, tra virgolette, perché riescono veramente a portare luce, veramente attraverso la loro esperienza riescono ad aiutare tante altre persone. Veramente diventano consapevoli delle loro risorse e di quello che possono offrire. Per cui sono tutti percorsi, come dicevo, molto molto personali, che toccano nel profondo, che vanno rispettati assolutamente, che vanno gestiti con molta gentilezza, con molto tatto, e che prevedono dei tempi che sono i tempi della persona, che non possono essere forzati. Si può agevolare il tutto, ovviamente, e sono qua proprio per parlarvi di questi elementi della natura profumatissimi che agevolano questi momenti di crescita, ma è la persona che dentro di sé ritrova, sicuramente aiutata, ma ritrova la sua luce. Bene, se avete delle domande, io sono qua, chiedetemi pure anche per altro. Se, come dicevo, se volete la ricetta col dosaggio giusto, e faccio anche una piccola meditazione, questa la potete trovare su uno Zoom che farò mercoledì prossimo, dove ci saranno anche tante tante altre ricette, e può essere, diciamo, una buona occasione per scambiarci anche delle opinioni, perché in Zoom possiamo comunicare in maniera più diretta rispetto ai messaggi. Se però comunque mi volete scrivere qualcosa, sono ancora qua 5 minuti con voi, e spero che qualcuno di voi si sia già avvicinato agli oli essenziali, anche rispetto a quanto avevamo detto le volte scorse, quindi se mi lasciate i vostri feedback sarei contenta. E vi chiedo adesso, se non avete nulla da dirmi, di fare un momento di centratura, quindi mettendoci belli comodi, seduti in posizione con la schiena eretta, facendo
Fare un bel respirone, rilassare bene tutta la muscolatura, continuando a ossigenare bene attraverso la respirazione. Ah, lasciamo andare bene il peso dalle spalle, sentiamo bene il contatto con la superficie sulla quale siamo appoggiati. Portiamo una mano al nostro cuore. Iniziamo a percepire il battito del nostro cuore. Sentiamo che il nostro cuore è un posto sicuro dove custodire le nostre emozioni più profonde, più importanti, ma che queste emozioni possono anche essere liberate. Possiamo aprire quei cassettini del nostro cuore che trattengono quei nuclei di dolore che ci portiamo da così tanto tempo. E allora, con coraggio, scendiamo dentro il nostro cuore. E apriamo uno di questi cassetti segreti dove abbiamo messo quell'evento, quel dolore, quel dispiacere, quella sofferenza che nel momento in cui ci è accaduta non sapevamo ancora gestire adeguatamente. Possiamo aprire questo cassetto e guardare dentro, guardare ciò che ci ha causato uno dei dolori più profondi della nostra vita. E possiamo scegliere di richiudere il cassetto oppure possiamo scegliere di aprirlo ancora un pochettino, infilare una mano dentro e accarezzare quel dolore, quel sentimento, quella situazione che ci ha fatto così tanto soffrire, così tanto da doverla isolare per tutto questo tempo. Ma ora che siamo cresciuti, maturati, che siamo più forti, più distaccati, possiamo finalmente prenderci cura o iniziare a prenderci cura di quel dolore, di quella persona che siamo stati e che ha così tanto sofferto, a prescindere da quella che sia la motivazione. E ogni volta che lo desideriamo, possiamo tornare nel nostro cuore, aprire un altro cassettino, tirare fuori un altro momento che è stato importante per noi, che ci ha segnato. Guardarlo, contemplarlo, accarezzarlo. E piano piano iniziare a tirarlo fuori, a riportarlo alla luce, a guardarlo con gli occhi del cuore, con affetto, con dolcezza, con gentilezza. Andare a sentire quale parte di noi tocca, andare a sentire come risuona adesso. E comprendere che il nostro percorso, la nostra crescita, adesso ci permette di vedere.
adesso ci permette di amarlo e di amarci. E poi, con tutti gli strumenti che abbiamo acquisito fino ad ora, possiamo finalmente portarlo alla luce, portarlo allo scoperto e inondarlo di amore e inondarci di amore, quell'amore che va oltre la comprensione umana, quell'amore che ci giunge da tutto ciò che è. Dall'uno. Quell'amore che tutto risana, che tutto comprende, che tutto completa. Possiamo rimanere in questo processo fin tanto che ce n'è bisogno, dandoci il tempo. Ci lo spazio e il luogo giusto per riprenderlo se non abbiamo completato del tutto, sapendo che il nostro cuore custodisce ogni nostra emozione ed è nostro compito alleggerire questo suo impegno, questo suo carico. Ci ringraziamo per essere stati così coraggiosi da andare a ricercare ciò che ci ha messo in difficoltà, ma che ora sappiamo può essere gestito nel migliore e più alto dei modi. E riportiamo l'attenzione sul battito del nostro cuore e a tutto il nostro corpo e gentilmente ci stiracchiamo e gentilmente apriamo gli occhi e siamo qua totalmente presenti a noi stessi. Bene. Io vi auguro buona Pasqua, buona rinascita. Grazie Monica. A te buona rinascita a tutti e tutte. Estendo l'augurio di Monica. Ci vediamo mese prossimo, sempre qua su Bridges. Resterà qui la registrazione e scusatemi se non ero totalmente sul pezzo, ma sono state per me delle giornate importanti. Però ho avuto modo di sperimentare che questi oli essenziali sono stati veramente molto molto di aiuto. Ciao a tutti, buona serata e buona Pasqua ancora.